Ciao a tutti Gugge, ben ritrovati dal vostro Andrelink91 su UK Watch 2 Psicospettri. Oggi, come ho detto nello scorso video, ovvero quello di ieri, nel video di Luminotto, oggi andremo a catturare QB Nero. Per prima cosa bisogna aver fatto comunque sia le tre storie di Whisper e la storia di Dekadama, oltre alla storia, alla prima missione di Regis. Quindi, per attivare questo evento bisogna aver fatto almeno tre missioni. Le tre missioni principali. Il video di Dekadama e il video di Whisper usciranno rispettivamente lunedì e martedì. Prima quello di Whisper, poi quello di Dekadama martedì. Quindi io già l'ho fatte, ma ho deciso di caricare prima questo perché volevo farvi vedere sia Luminotto sia QB Nero. Quindi andiamo alla notte. Ecco, adesso che è notte possiamo andare nel passato. Vi ripeto, per andare nel passato del Giappone feudale bisogna prima attivare queste tre missioni principali. Quindi, cosa bisogna fare una volta fatte? Una volta fatte facciamo calare la notte e ci dirigiamo al centro culturale di Valdoro, che è il posto più vicino per andare appunto nel Giappone feudale. Bisogna prima andare nella Valdoro di 60 anni fa. E con questo traspack ci arriviamo in men che non si dica. Ok, una volta che siamo arrivati nella Valdoro del passato di 60 anni fa, dobbiamo andare praticamente davanti alla stazione. Oddio, a dire il vero potrei anche fare già le missioni degli spettrali, perché appunto ho detto che ho fatto già la storia di Dekadama, quindi potrei anche fare gli spettrali, ma no, oggi tocca a QB Nero. Gli spettrali mercoledì penso che inizio a caricarli. Penso che ne faccio due per video. Ok, allora, qui c'è un traspack, che ripeto, si attiva solo avendo fatto le missioni di Whisper, di Regis e quindi di Dekadama. E sono molto facili da fare, oltretutto, non bisogna neanche affrontare degli yokai particolari, a parte quella di Dekadama che bisogna affrontare Pinagina e Bronzon. Ma intanto noi andiamo nel Giappone feudale grazie a questo trispecchio. Ok, eccoci qua nel Giappone feudale, di notte è popolato da vari yokai. Ora, a questo punto io che dovrei fare? Dovrei passarmi, o meglio passarmi, scambiare le medaglie yokai che ho nella team e mettere a posto di Senilfior uno yokai che ha come abilità il fatto di poter far diventare yokai nemici amici più facilmente. Non so, c'ho Carnino al 25, ma QB Oscuro, mamma mia, è troppo potente. No, l'unico che ho appunto è Carnino. E mettiamo Carnino in squadra. Ho uno yokai come Darknian che comunque sia incanta facilmente, infatti ha Tenebre Malvagie, che è l'incanto. E perché ci vuole uno yokai che incanta? Perché lo yokai che incanta può farmi pungere lo yokai che sto cercando appunto di farmi amico, e quindi farlo diventare amico più facilmente. Dunque, al castello, interno castello Sawayama, ci sono sempre le guardie. Noi andiamo a destra, sempre quando è notte, mi raccomando, e possiamo affrontare QB Nero. Ora, si può salvare qui davanti per riprovare quante volte vogliamo. Non scambia medaglie. Io devo vedere se ho uno strumento in particolare, perché penso di non averlo. Dunque, ho ramen di maiale. Ce n'ho! Spiedini di manzo, perfetti! Questi sono della famiglia degli Oden. Ora, io non so, vanno bene sia questi che questi due. Non so se gli spaghetti soba sono graditi a QB Nero. Facciamo così. Tanto che diventa amico al primo tentativo è quasi impossibile. Può accadere. E se accade, ok. Intanto ho salvato. Vediamo se QB Nero vuole diventare mio amico al primo tentativo. Provo a dargli soba e vediamo se gli piacciono. Poi vada come vada, se no gli altri tentativi uso gli spiedini di manzo. Vediamo che c'è QB Nero. Ah, le fiamme di tenebre, in queste mani desiderano solo distruggere il mondo. Sta parlando da solo? Facciamo finta di non averlo visto. Chi è questo furfante? Come osi stare lì imparato davanti al grande QB Nero? Ah, chiedo scusa. Aspetta, percepisco un oscuro potere nel profondo del tuo cuore. Sono la creatura delle tenebre eterne. Ammira la forza delle fiamme oscure. E quindi devo scegliere se ammirarla. E ammiriamola. Allora,
Preparati ad essere consumato dalle oscure fiamme che controllo. Conoscerai i più profondi abissi della vera disperazione. Grazie per il caloroso benvenuto. Se permetti, ora ti faccio allo spiedo. No, vabbè, non era bella come battuta, dai. E provo con Isoba? No, Isoba non sono di suo gradimento. Va bene, Kyubi, va bene. Darknian, se me lo incanti ti dico grazie. Infatti Darknian, la prima cosa che fa Darknian è incantare. Allora, vediamo un po' dove... Eccolo qua. Mi dispiace che non ti dato il tuo cibo preferito, Kyubi Oscuro, ma vabbè, è andata così, oh. Non sapevo se i Soba facessero parte degli Oden. E il fatto che si chiami Soba dovevano aiutarmi a capire che non facevano parte degli Oden. Sono due piatti diversi, uno è caldo, uno è freddo. In effetti, è una cosa un po' facile da capire. Sono abbastanza di livello alto, quindi penso di riuscire a sconfiggerlo subito. Quello che mi preoccupa più che altro è se non diventa amico velocemente. Potrebbero volerci tanti turni, tante prove, voglio dire. Ah, è fatto. Ok. E la prima prova è andata. Sarò fortunato abbastanza? No, manco a dirlo per sbaglio. Manco per sbaglio. Io, il signore delle tenebre, piombato nella disperazione a causa tua. Suppongo di aver sottovalutato l'oscurità che vive nel tuo cuore. La prossima volta ti scaraventerò nel nulla. Torna pure, se ne hai il coraggio. Io ho il coraggio. E infatti mo ci torno. Eh sì, ci torno subito. Va bene, tagliamo al punto in cui riesco a farmelo amico. Se ci riesco. Wow, terzo tentativo, Kyubi Nero ti viene incontro. Abbracciare l'oscurità così giovane. Approvo. Vuoi fare amicizia con Kyubi Nero? Sì, certo. Kyubi Nero, abbraccia l'oscurità. E Kyubi Nero è stato conquistato. Stupendo, ah, sono contentissimo, al terzo tentativo. Io, il signore delle tenebre, ok, quello di prima, il testo l'ho letto già prima. Va bene, sono molto soddisfatto di questo nuovo compagno. Al terzo tentativo, ragazzi, non ci avrei mai creduto. Scambia yokai, voglio vedere questo Kyubi Nero come è. Vabbè, facciamo scambio, tanto non importa. Allora, livello 80, buono. Tenebroso, aumenta la quantità di PS assorbiti, buono. Alfa Omega, scatena una terrificante oscurità che riduce di continuo gli SP del nemico. Gli SP? Gli SP, davvero? Colpo di coda, 100, che è una mossa Pokémon. Qui fa, però fa danno. Buco nero, 80, ok. Discesa oscura, l'oscurità circonda il nemico e ne riduce costantemente i PS. Ragazzi, questa cosa è molto buona. Durante la lotta me l'ha fatto diverse volte su Shogunian e riduce tantissimo i punti salute. Se riuscissi a farla a Kabukicho, cosa che non credo possibile incantare Kabukicho, sarebbe ottimo. Però Luminotto e squadra lo tengo per combattere Kabukicho. Credo che forse domani... no, domani. O mercoledì, oppure prima faccio gli spettrali, non lo so, ragazzi. Devo vedere come impostare le cose. Comunque sia Kabukicho, per la settimana prossima lo faccio. Ad ogni modo, questo video finisce qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione vi ricordo che c'è il link per Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo lunedì con la storia di Whisper. Bye bye!